dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, Apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è a Corinto e a tutti i santi dell'intera Caia. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Poiché, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati, è per la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda. Sappiamo che, come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. Parola di Dio. Gustate e vedete come buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate come buono il Signore. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Gustate come buono il Signore. Guardate a Lui, sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Gustate come buono il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete come buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate e vedete come buono il Signore. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Alleluia, 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 alleluia. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Cominciamo questa settimana dall'insegnamento conosciuto, chiamato le Beatitudini, una serie, possiamo dire, o qualche indicazione che ci aiuta a rispondere sostanzialmente a come vivere per essere felici. Questo ci indica in modo molto preciso, molto semplice, molto chiaro. Fate questo e sarete beati, beati cioè felici. Ognuno di noi nella nostra vita cerca, vuole essere felice, vuole vivere questa vita in modo più giusto, più bello possibile, con la benedizione del nostro Signore, e cerchiamo, proviamo a rispondere alle domande, ma a questa domanda, ma come, cosa fare, come vivere la nostra vita, come vivere la nostra vocazione, qualsiasi sia, per essere felici, per trovare la felicità, per vivere con gioia, per trasmettere anche questa gioia, un po' di speranza, soprattutto nei nostri tempi, che migliorano, grazie a Dio. Ma come vivere, come trasmettere la felicità e far vedere che sono veramente felice. E spesso possiamo anche, qui c'è un rischio, possiamo anche sbagliare, cercando la nostra, la mia felicità, e possiamo scordare che ci sono anche gli altri, e anche gli altri vogliono vivere felici. Non tutto per me, non così come lo vedo io, cosa è meglio per me stesso, ma forse è qui, anzi sicuramente, cercare quello che vuole Dio per noi, ascoltando il suo insegnamento. Quello che dice, come ci insegna, e lui molto preciso, Beatis, vuoi essere beato, vuoi essere felice, ci spiega subito. Quelli che sono nel pianto, quelli poveri in spirito, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia. E subito anche aggiunge perché saranno felici, perché riceveranno il dono più grande. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio, e così come abbiamo sentito. Riceveremo i doni più grandi, addirittura, e questo non sempre corrisponde con i nostri pensieri, non sempre siamo d'accordo, addirittura il Signore dice, beati voi quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno. Trovare la felicità anche nel affrontare le persecuzioni per la nostra fede, testimoniando la nostra fede, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. È difficile, sicuramente. È difficile, ma questo è insegnamento del nostro Signore. Fatelo, sarete veramente felici. E poi alla fine, sempre con me, come ci ha promesso, non siete mai soli, mai. Io sono con voi per tutti i giorni fino alla fine del mondo, ce l'ho promesso. Ieri abbiamo
ringraziato, volevamo ringraziare in modo particolare per la sua presenza nell'Eucaristia. Il dono più grande, Lui rimane con noi, Lui ci nutre. Qui potremmo anche aggiungere quell'altra beatitudine, diciamo, durante la messa, ogni Eucaristia, diciamo, beati gli invitati alla cena del Signore. Beati gli invitati alla cena del Signore. Siamo beati perché abbiamo questa grazia di poter partecipare ogni giorno, quasi ogni giorno, nell'Eucaristia. Così ci nutriamo, così siamo più forti, così dopo essere usciti possiamo testimoniarlo con gioia e con forza perché siamo guidati da Lui. E sostanzialmente questo, essere felice, potremmo dire, raccogliendo tutte le beatitudini, potremmo dire essere felice vuol dire fidarsi in Dio totalmente, cercare la Sua volontà, non la nostra, quello che vuole Lui per noi, per me, perché io possa vivere veramente, veramente felice. E questo è il senso della nostra vita. Francesco ha capito benissimo questo. Voleva solo con semplicità, con umiltà, con gioia, vivere, cercare e vivere la volontà di Dio. Cercare quello che vuole Dio. Questo è il senso della nostra vita, della nostra vocazione. E si vede subito se uno è felice da come vive proprio. Si può riconoscere felice o no. E alla fine vorrei oggi lasciarci proprio con questa domanda, molto personale davanti a Dio. Non gli altri, ma io posso dire di essere felice, di vivere la vita felice, la mia vocazione. Sono felice di poter essere un sacerdote, un religioso, religiosa, un padre, una madre, nonno, nonna, vivere la nostra fede. Sono felice veramente, posso dirlo. E un'altra che ovviamente è legata, posso dire e sono veramente felice di poter partecipare all'Eucaristia, vivere la mia vita con Dio che è sempre presente in mezzo a noi, che mi guida e non ostacola la mia vita, ma vuole veramente rendermi felice. Nel nome di coloro che sono proclamati beati da Cristo, domandiamo al Padre che il suo nome venga glorificato da ogni uomo. Diciamo insieme. E tu, benedetto Signore. Sì, tu, benedetto Signore. Per la Vergine Maria, figlia di Sion e serva della parola, icona della tua Chiesa. Sì, tu benedetto Signore. Per le comunità cristiane, ti santifichi con la tua presenza. Sì, tu benedetto Signore. Per i santi che già contemplano la gloria del tuo volto. Sì, tu benedetto Signore. Perché in Cristo si fa povero obbediente. Epifania del tuo amore. Sì, tu benedetto Signore. Perché offre con semplicità la propria vita e attende tutto da te. Sì, tu benedetto Signore.
per i semplici e puri di cuore, ai quali tu riveli il tuo mistero. Sii tu benedetto, Signore, perché ama e perdona come tu ami e perdoni. Sii tu benedetto, Signore, perché soffre per la verità e la giustizia e confida nell'adempimento delle tue promesse. Sii tu benedetto, Signore, perché instancabilmente fa opera di pace preannunziando i tempi futuri. Sei tu benedetto, Signore, perché spende la vita per te e per i fratelli. Sii tu benedetto, Signore, per noi e per tutti coloro che raduni attorno alla mensa del tuo regno. Sii tu benedetto, Signore. Padre di infinita bontà,